Passiamo ora all'altra particolarità, quella appunto della gara, come io ho scritto nel comunicato stampa anche dei giorni scorsi, anche quello di ieri che sicuramente avete ricevuto, sarà live, io l'ho chiamata, anche se proprio live live non lo è, ma comunque è un valore aggiunto che si dà per il pubblico, per chi del rally non sa molto, insomma è un qualcosa che vuole comunicare il rally e viene fatto da una struttura specializzata che è la ProBike Video Produzioni. Massimiliano Musella è ProBike, nel mondo delle corse e anche fuori delle corse è ProBike. Lo spiega lui, anche perché poi ha il suo sapere tecnico, e così evitiamo anche di dire delle cose che non vanno dette oppure anche distorte, meglio che non lo dici te. Va bene. Prego. Allora, intanto grazie per essere intervenuti a tutti. Io credo che in un periodo come questo, in cui tutta la gente si riempie la bocca della parola crisi, l'importante, dico sempre, è che quando quello che si è sempre fatto non basta, bisogna fare qualcosa di nuovo per raggiungere quei risultati che si ottenevano prima, possibilmente fare anche qualcosa in più. Sicuramente chi si ferma a piangere su quello che non c'è più è destinato ad avere ancora meno. Qui abbiamo un team di persone che come me crede fortemente in questo e mi ha coinvolto, e io come sempre nella mia vita ho accettato la sfida. La sfida è quella di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa che all'estero, diciamo, nelle manifestazioni più belle, tipo la Ronde Sauvignon o Ypres, che sono i rally più belli d'Europa, o al Barum in Polonia, fa parte della realtà da tanto tempo. Che cosa vuol dire? Cioè, i rally sono una specialità molto complicata per chi ne è al di fuori. Per coinvolgere la gente bisogna portare i rally dalla gente. È molto più facile che portare la gente al rally. Abbiamo a disposizione una location eccezionale che è la piazza centrale di Follonica, in cui la gente, per motivi esterni al rally, comunque capita, e lì dobbiamo catturare la loro attenzione. Questo noi lo faremo proponendo un filmato che stiamo già realizzando in questi giorni. Noi abbiamo l'archivio di rally più grande del mondo come ProBike, e in questo archivio naturalmente ci sono centinaia di ore anche delle vecchie edizioni del Maremma. Da queste centinaia di ore di filmati stiamo cercando di fare un sunto molto spettacolare che verrà proposto la mattina delle verifiche e durante le operazioni preliminari, per intanto, diciamo, riscaldare l'ambiente. Perciò anche chi passa per caso deve capire cosa andiamo a fare, cosa può vedere sulle prove speciali il sabato sera e la domenica. E questo, diciamo, è l'antipasto. Poi, sempre nelle stesse location, perciò in piazza a Follonica e in piazza Castiglione, ci saranno degli schermi. In piazza Follonica ci sarà una realtà stupenda che è questa Hospitality, un'Hospitality che viene usata normalmente nel mondiale di MotoGP. Sono questi camion enormi che arrivano, si aprono e diventano una specie di piccola piazza indipendente, tutto fatto a vetri con i maxi schermi dentro, il bar, la reception, cioè è veramente una cosa fantastica. Sono quelle cose che fanno la differenza a livello di immagine. Questo sarà in piazza Follonica, mentre a Castiglione faremo qualcosa di un po' più snello, anche perché sarà una cosa che riguarda solo il sabato sera. Una volta che partirà la gara, sulle macchine dei protagonisti avremo dei camera car. Allora, l'idea iniziale era stato quello di fare una diretta. Il problema qual è? Che per fare una diretta fatta bene servono dei budget sinceramente troppo consistenti. Allora ci siamo strutturati in modo di non fare una diretta, ma di fare una differita di 20 minuti. Cioè, quando le macchine arriveranno al riordino a Castiglione, sugli schermi ci saranno già le immagini della prova speciale e dei camera car che andranno sui monitor. Questo ci garantisce, spostando di soli 20 minuti la proiezione delle immagini, una qualità e un'efficienza che nell'altra maniera era difficile da garantire, a meno di spendere delle cifre veramente impossibili in un contesto del genere. Perciò
in pratica 20 minuti dopo che la gara si è svolta, anche chi non è sulle prove speciali potrà vederla sugli schermi. Queste immagini che il sabato sera andranno quasi live, perciò non le monteremo nemmeno per motivi di tempo, il sabato mattina cominceranno a essere proposte in piazza Follonica. Piazza Follonica dove, man mano che le prove speciali andranno avanti, una staffetta dalle prove speciali stesse a noi, dove avremo una regia mobile in piazza Follonica, man mano che le prove speciali andranno avanti, in piazza verrà di continuo aggiornati i filmati che vanno sugli schermi con le immagini che vengono dalle prove speciali, nuovi camera car e cose di questo genere. È uno sforzo non indifferente, è una sfida anche per noi, pensiamo sicuramente di sfangarcela, però queste innovazioni vanno sempre incontro anche del timore a realizzarle la prima volta, ma bisogna farlo perché, come ripeto, in un momento in cui tutti si stanno a lamentare, noi non abbiamo nessuna intenzione di lamentarci, ma abbiamo anzi intenzione di spingere di più, perché siamo convinti che se tutti spingessero di più, la crisi sarebbe una cosa che in breve termine sarebbe un ricordo. E noi è quello che vogliamo fare. Mirko ha il coraggio in questo periodo così di mettere in cantiere un evento nuovo, noi abbiamo il coraggio di proporre una cosa che non è mai stata fatta a questo livello, speriamo che vada bene. Due cose mi ero appuntato, una è quello di cui parla Mirko del turismo sportivo. Voglio ricordare a tutti che il turismo che segue i rally è un turismo ricco, di persone che sono abituate a spendere, a star bene, vi faccio un esempio. Su dove stavo prima, sulla montagna Pistoiese, vengono organizzati due grandi eventi, uno è il Rally degli Abeti e uno è la Pistoia Vetone. Allora, uno porta un centinaio di iscritti, l'altro porta più di un miliardo, quasi 2000 iscritti, giusto? Allora, tutti gli esercenti della montagna Pistoiese sono concordi nel dire che la ricchezza portata dai 100 iscritti dei rally è infinitamente maggiore di quella che viene portata dai 2000 che fanno podismo. Perciò, anche se la realtà è più piccola, però il movimento di soldi, di interessi e la disponibilità economica e la disponibilità a spendere questa disponibilità economica è enormemente maggiore fra chi fa rally. L'altra cosa, mi dispiace che il direttore del Golfo del Sole se ne sia andato, perché anch'io, come tutti gli addetti ai lavori, siamo veramente felicissimi che la manifestazione sia tornata al Golfo del Sole, perché legato a questa location abbiamo dei ricordi bellissimi di un periodo in cui il trofeo Maremma era veramente un faro a livello nazionale. Abbiamo avuto degli elenchi scritti in questa gara che speriamo di ripetere quanto prima, che veramente ci venivano invidiati dalle più importanti gare di campionato italiano. Il trofeo Maremma ha queste potenzialità e noi tutti insieme lavoreremo per farle tornare fuori. L'ultima cosa, con questo ti saluto, veramente vorrei che tutti voi riconoscesse a questo grande uomo, grande uomo, certo, il fatto di non arrendersi mai e di cercare sempre un'altra strada per arrivare dove magari le difficoltà del momento farebbero mollare chiunque altro.